Ciao, sono Gianfranco Biceglia, vengo da Milano, sono di Foggia. Sono qui per la prima volta alla Farm. Sono ospite di Andrea. Andrea mi ha contattato qualche mese fa, circa 3-4 mesi fa, tramite internet. Poi abbiamo avuto un incontro ad aprile a Milano durante la settimana del design al Fuorisalone. Mi ha proposto di essere ospite. Diciamo ospite artista qua a Favara alla Farm Sette Cortili e io ho accettato subito senza pensarci due volte. Qui ho esposto alcune gigantografie realizzate da me totalmente in arte digitale, esposte a Butera e anche a Favara. A Favara c'è esposta la gigantografia di Fuggi da Foggia. È una rappresentazione grafica sui luoghi comuni della mia città di origine, la mia città nativa di Foggia, quindi sono luoghi comuni su Foggia e foggiani, soprattutto sui foggiani, sui modi di fare. È una grafica che mette in risalto tutte le critiche, quindi gli aspetti negativi, maggiormente quelli negativi che quelli positivi della mia città e provincia. Questa grafica può essere rivista anche per tutte le città del sud, quindi si possono vedere anche le altre città del sud, non soltanto la mia città Foggia. Quindi quali sono gli aspetti negativi purtroppo di queste città, che sono comunque degli ambienti belli, piacevoli, magari come dicevo prima, degli ambienti che sono quasi rimasti fermi nel tempo. Però, per colpa magari di alcune mentalità, di alcune persone, possono essere criticati. Qui a Favara, l'ambiente mi è piaciuto tantissimo, è bellissimo, vorrei anche rimanerci una settimana in più, invece domani devo partire. E niente, qui le persone sono ospitali, mi piace molto. Si sente il calore della Sicilia, la prima volta che sono stato in Sicilia, mi è piaciuto tantissimo, vorrei subito ritornarci. Come dicevo prima, qui sembra che il tempo si sia fermato, però per quanto riguarda almeno questa parte di Favara, quindi Sette Cortili, nella Farm, Cortile Bentivegna, il tempo magari si è fermato per le tradizioni, gli usi e i costumi, però l'arte qui è molto più avanti. Magari rispetto anche ad altre città un po' più importanti del sud Italia, anche di tutta Italia. Quindi questo è bellissimo. Io finisco con ringraziare Andrea e tutto lo staff della Farm, anche voi fotografi e giornalisti. Spero di ritornare al più presto perché qui mi piace molto stare. Mi sono sentito subito a mio agio.